Uomini e donne, Riccardo Guarnieri pronto a tornare? L'ultima indiscrezione. L'ex compagno di Ida Platano è tornato single? Spunta un nuovo gossip. Sono iniziate mercoledì scorso, 28 agosto, le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Maria De Filippi e la sua squadra hanno archiviato le vacanze estive per tornare in studio e registrare le puntate che vedremo in onda su Canale 5 a settembre. Punto la data di partenza della nuova edizione del dating show Mediaset dovrebbe essere lunedì 9 settembre, salvo cambiamenti di palinsesto. A quanto pare oltre ai tre nuovi tronisti, Michele, Francesca e Alessio, a destare l'attenzione sono stati i protagonisti del Trono Over che potrebbe aprire di nuovo le porte anche a una vecchia conoscenza del programma, Riccardo Guarnieri. In base a quanto comunicato in queste ore da Lorenzo Pugnaloni, il Cavaliere potrebbe essere tornato single. Voci mi avrebbero riferito che sarebbe tornato single, ha condiviso su Instagram il giornalista, potrebbe perciò essere finita la storia d'amore con la sua conterranea che lo scorso anno l'ha tenuto lontano dal programma di Canale 5. Riccardo Guarnieri tornerà a Uomini e Donne nelle prossime puntate? Se il rumor slanciato da Lorenzo Pugnaloni dovesse essere confermato, non è escluso che il Cavaliere di Taranto possa pensare di tornare nel salotto rosa di Canale 5 per trovare l'amore. Si tratta ovviamente di ipotesi, soltanto il tempo dirà se Riccardo scenderà di nuovo dalle scale di Wed. A quanto pare potrebbe ritrovare la sua ex, Ida Platano, assente nella prima registrazione per motivi personali, ma pronta a mettersi ancora in gioco sentimentalmente. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Al momento sembra abbastanza improbabile, lei infatti dovrà confrontarsi anche con Mario Cositore, approdato anche lui nel Trono Over per riconquistarla. Tra i ritorni anche quello di Gemma Galgani, ancora single nonostante l'avvistamento di questa estate. La dama di Torino sarà ancora un sostegno importante per Ida in trasmissione. Sarà Ida Platano la quarta tronista di Uomini e Donne? Gli ultimi indizi. Nella prima registrazione di Uomini e Donne di mercoledì scorso sono stati presentati i tre nuovi tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. A quanto pare un quarto trono sarebbe rimasto vuoto, segno che verrà occupato nelle prossime puntate del dating show e non è escluso che Maria De Filippi possa decidere di affidarlo ancora una volta a Ida Platano. Dopo l'esperienza difficile dello scorso anno, accetterà di tornare sulla sedia rossa? Intanto, oltre al gossip su un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri, c'è una certezza, Mario Cositore è pronto a recuperare con lei. Nella scorsa registrazione però il Cavaliere ha avuto già un battibecco con Cristina Tenuta, che avrebbe sentito questa estate ma con la quale avrebbe interrotto la conoscenza proprio perché ancora legato a Ida. Insomma, le dinamiche nella nuova edizione di Wed saranno piuttosto articolate,